ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Ragazzi, ben ritornati alla vostra Giacar. Siamo tornati, signori, di nuovo su FIFA 19. Sono qua, raga, finalmente tornato con un nuovo draft. Anzi, no, scusate, ho detto una baggianata. Sono tornato, ragazzi, con un ritorno di una serie molto bella che vi è piaciuto qui su FIFA. E ho detto, perché non riportarla? Comunque, gli è piaciuta tanto. Ci siamo impegnati, ci impegniamo al massimo. E cavolo, non porto questa serie. Cioè, sono un pazzo, raga. Quindi, di che serie sto parlando, ragazzi? Sto parlando del top team. Quindi in questo caso sto parlando del top Argentina team. Poi potremmo fare il top Italian team, il top Brazilian team. Quindi chi si ricorda questa serie, ragazzi, che già la portai sul canale. Quindi tanta robetta. Mi raccomando, ragazzi, oggi vi faccio vedere appunto il mio miglior team argentino che mi sono potuto creare appunto con i giocatori che io avevo a disposizione senza andare a spendere troppi crediti. Quindi, ragazzi, vi faccio vedere immediatamente che squadra mi sono fatto con questo team argentino. Mi raccomando, raga, se volete altre sfide con delle nazionalità, quindi top national team potrei metterlo. Ah, vedi, top national team Argentina. Wow, già ho trovato, ecco, nuova serie, top national team. Ci piace o non ci piace? Non so, comunque a scana posso commentare. Ragazzi miei, mi raccomando subissimo un bel like se volete altri video con altre nazionalità, quindi Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, El Muchachon, come va per voi. Mi raccomando, dobbiamo arrivare subitissimo almeno a 10.000 like, ragazzi. In più, seguitemi sul mio profilo Instagram, trovate il link in descrizione, e trovate anche il mio canale Twitch, dove mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 21 in poi, dal lunedì alla domenica. Quindi vi aspetto in tantissimi, e adesso vi faccio vedere il mio fottutissimo Argentino Steam. E ci siamo, ragazzi, questa è la mia bellissima squadra. Io direi subitissimo di presentarvela, ma tanto qua, ragazzi, già avete visto con i vostri occhi. Questo è il team di cui io potevo farmelo. Cioè, che cazzo ho detto? Questo è il team, ragazzi, che io potevo farmi senza appunto andare a spendere crediti o cose varie, anche perché non li ho. E partiamo subito dal portiere. Come state vedendo qua, ragazzi, con questo bel sorrisone, ci portiamo a casa un bel Guzman. Questo qua, ragazzi, l'ho dovuto acquistare per pochi crediti, ma comunque l'ho preso in questa versione. Andiamo avanti con i difensori. Abbiamo un bel Fazio, Musacchio e Otamendi, che ovviamente non può mancare. Mentre qua, ragazzi, passiamo con il terzino sinistro, un bel Tagliafico in versione UEFA Champions League, quindi molto 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 buono. Passiamo come terzino destro un Bustos 76 per non spendere troppi crediti. Andiamo avanti con il nostro carissimo e amico Topo Gigio Di Maria, ragazzi, nella versione 85, anche lui della UEFA Champions League. Quindi molta molta robetta, ragazzi, che possiamo ovviamente andare a mettere affiancato poco meno di che Nagasgana Guananà del nostro Diegolino Armando Maradona 91. È anche vero, se uno dice, potevi prendere anche Zanetti. Ragazzi, Zanetti costava almeno il più basso 350.000 crediti, e io non ho la possibilità. Quindi ci accontentiamo di questa qua. Passiamo invece a fianco a Maradona, non può mancare il nostro Paolito Dybala 89 COC, quindi anche lui molto buono, affiancato dal nostro Perotti 81. Che questo qua, ragazzi, sì, primo proprietario ovviamente ce l'avevo, quindi il nostro Diegolino Perotti 81 come ala sinistra. E ragazzi, passiamo alla punta di diamante di questo team. Sto parlando del mio Lionel Messi 95, trovato nei pacchetti UEFA Champions League. Quindi, come ben sapete, primo proprietario, ragazzi. Io ho messo le carte fino a far arrivare a TT e andiamo a giocare con questa squadra. Mi raccomando, ragazzi, poi qua sotto abbiamo tutti quanti, ovviamente, Pastore, Piatti, Pavone, Mascherano, Ferreira, Cervi, Valeri, Rulli, Pezzella, Lanzini e Salvio. Quindi una bella squadra. Siamo prontissimi, ragazzi, direi di andare a giocare. Ma cosa giochiamo noi oggi qua? Cosa giochiamo per rendere un po' tutto più succulento, ragazzi? Ci andiamo a giocare la Division. Sarà molto difficile, raga, perché giocare con questa squadra la Division è un suicidio. Però ci proviamo. Quindi, visto che potremmo trovare sicuramente avversari molto forti, anche perché noi adesso siamo in Divisione 2, che sono un po' sceso, prima ero in Divisione 1, troveremo gente molto forte. Ma ragazzi, andremo a provare questo team e vediamo quello che riusciamo a fare. Mi raccomando, like, diamo dentro con la prima partita. Andiamo a vedere il nostro primo avversario, ragazzi. Ovviamente non poteva mancare una squadra veramente assurda, raga. Quindi
Sì, è vero, potevo prendere qualche Tots, potevo prendere qualche altra cosa, tipo un po' di robetta, ma ci accontentiamo con i giocatori che io avevo a disposizione. Questa è una squadra da urlo, una squadra che appunto, se riusciamo a batterla, ragazzi, mamma mia la gioia. Direi di iniziare subito Maradona con il nostro Lionel. Ok, facciamo già un errore, ma comunque mi sono scordato di mettere le divise dell'Argentina, raga. Vabbè, ormai lasciamo così, poi andremo a fare i cambi dovuti. Ottimo, subito Lionel Messi, vediamo che va solo soletto, raga. Ancora Lionel, ancora lui. Capirà, la butto a mezzo. Maradona non la prenderà mai di testa, raga. Va bene, ma mannaggia la miseria. E questo mi ha rotto già tre quarti del minchio. Bene, si fa l'autogol così e Messi esulta. Cosa esulta Messi? Che questo non ha fatto niente. Perché si sta facendo gli autogol? Ma che problemi hai, amico? Cioè, mi spieghi questa cosa? Bene, ho trovato un giovane babbano che si sta facendo l'autogol. Grazie. Partita complicatissima. Ma cioè, Messi riesulta di nuovo, ma se... Per quanto ancora vogliamo andare avanti, amico. Cioè, o mi sta dando il vantaggio, dice questo, oh, da 2-0 lo devasto. Ottimo, Tagliafico, ancora lui. Ancora Tagliafico, ragazzi, la butta in mezzo. Tagliafico, che non arriva il pallone a Lionel. Ok, la butta fuori lui. E questo evidentemente adesso sarà quitta. Dopo che si è fatto due autogol, rimette in pausa, rompi coglioni. Ma che avversario ho trovato? Ma sta gente! Ma non c'ho nient'altro da fare che venire su FIFA a... Scatra, cascata maram, marscata marguanesca, namnes, i marons glacé. Bene, se l'è quittata, grazie. Grava, va benissimo che mi regali i punti della division. Cioè, questo fa capire quanto il mio team dell'Argentinos, il very, very, very potential, one national, sganaflational. Mamma mia, che English international sganaus. Bene, vediamo questo secondo avversario. Vedi che roba che c'ha questo. C'ha Arcona, Guero, Eusebio, Van Dijk, ragazzi, 96, Sergio Ramos, 95 e Baggio con Nedved, 91. A faccia. C'è anche da prendere il Kun Agüero, ragazzi, però io non potevo andare a prendere il Kun Agüero. Non avevo i money, i crediti, quindi stiamo giocando un'Argentina team senza il Kun Agüero. Ma non ci interessa. Non ci interessa del Kun Agüero, ragazzi, perché non potevo andare a prendere Tozza, anche perché costava milioni. No, dai, che gol di piatto che sono andato a prendere. Che brutto gol. Vabbè, però d'altronde, ragazzi, ci sta segnando. Cioè, ci ha segnato il Kun Agüero. Ah, tosta sta partita. 1-0. Mi sono divorato qualche azioncina, eh. Mi sono divorato qualche azioncina. Però, ragazzi, stiamo giocando, vi ripeto, sempre in difficoltà. Comunque stiamo nelle Division Rivals. Quindi tanta roba, raga, perché siamo in Divisione 2, quasi a Divisione 1. E i giocatori sono molto, molto bravi. Però 1-0, stiamo tenendo testa con una squadra abbastanza buonina, abbastanza, raga. Se avessi avuto qualche credito in più, mi sarei preso un bel Zanetti. Comunque dopo Baggio, dopo Nedved, ma sì, ma che ce ne frega a noi. Infatti, due tiri, due gol. Sciocchezze. Sciocchezze, ragazzi. Ma mica ci stiamo preoccupando noi. No. La vinceremo sicuramente la partita. E finisce, ragazzi. Purtroppo va a terminare una partita che... Questo, raga, ve lo posso proprio assicurare che ne ha fatto un c***o. Qui due tiri e qui due gol. Madonna mia, ma con quale coraggio questo gioca le division? Porca miseria. Non ha fatto niente. Io ho preso a te perché io c'ho una squadra che è stata un'impossibilità. Cioè, tutti al massimo hanno preso 7.5. Porca miseria. Però io dico, no, questo c'aveva tutti a lui tutti i giocatori messi insieme. Mannaggia miseria. È proprio questa però la difficoltà che ci piace a noi, ragazzi. Perché se andiamo a giocare le partite classiche online, troviamo i bambocci che non sono buoni a giocare e facciamo 35 gol. Sì, a sgana, 40 gol, bunza. Invece no. E il giocherone vi porta le division con delle squadre de merda.
Ok, andiamo a vedere il nostro terzo avversario, visto che il primo ha fatto tutto da solo. Andiamo a giocare contro un'altra squadra che Son ci sta guardando così, che dice: vuoi giocare che mo so c***o? E ti spezzo le gengive. E mentre sta dicendo tutto ciò, Pogba vieni, vieni. Andiamo lo stesso con il nostro piccolo Maradona e il piccolo Lionel Messi, con il piccolo dopo Gigio di Maria, con il piccolo... Anche me ci avevo segnato. Oh, ma si non gli ho levato il pallone, c'è ballare il pallone! A chi ha Son poi? Dai Lionel, credo in te, credo in te, credo in te. Ma basta allungartela, ma che è partito a razzo? Si è fermato più, raga. Era partito ormai. Non ho trovato proprio... mamma mia, questa è la colpa mia, che voglio giocare, diciamo. E fai cose più belle, che dici, poi uno dice, ah, vedi? Perché se tu te giochi partite online normali, vinci easy. E sei una pippa. E sei qua. E sei da là. Ma come faccio a giocare? Le division! Con sta squadra io. Almeno un non dico tanto. Ne vorrei fare uno. Uno, ti prego. Non sto chiedendo niente. Ma poi non possiamo fare questo contrassimo. Taccio, t'ammazzo. T'ammazzo. Non posso fare questi contrasti, raga. E questo è nemico. Sì, cartino rosso. Me ne fotte la m***a del cartino rosso. È chiaro? Oh. Tanto so che perdo. Ma almeno un gol. Ma mette questo. Non guarda caga boccia. Do guarda caga boccia. Sinistra. E mo tira a destra. Guarda lo strozzo. Ah no! T'ho parato! Almeno te l'ho parato, manca soddisfazione per gol con l'immagine tua, come si chiama? Con il coso là, col calcio di rigore! È ingestibile proprio. Ecco, mica porta a casa. Dai, dai, dai. E vaffanculo! Guarda che gol! Guarda che gol con la deviazione di quel difesa! Porca miseria, questi tirano a culo e segnano, raga, non c'ho parole. Dai, dai. Hello, it's me. How it's gonna wear duraba da bas gunu watsu be a gonna ski friend between Faji and Lasga. Hello from me, I'm sorry. Io sto levando pure a letto senza metà la musica, visto faccio tutto io, si ti preoccupa. As gonna when I an blind to see you. Ah, sorry. For everything and has blown when the bear you peace game di where I know. Niente. E finisce qua. Forse la mia possibile e forse poteva essere l'unica azione buona. È finito il tempo. Grazie. Yuhu, non ho fatto un cazzo, raga. Troppo squilibrate queste squadre. La divisione ci mette in difficoltà, ma a noi ci piace questa difficoltà. Quindi andiamo a perdere. Continuiamo a perdere punti. Bravo il giocherone, che ottima idea di giocare le divisioni con queste squadre, grande. Signori, che dire, questo appuntamento è giunto al termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto, io mi sto incazzando come una bestia, quindi non mi è piaciuto per niente. Vi lascio ovviamente un bel pollice in su, commentare, condividete, passate il mio profilo Instagram, trovate il link in descrizione, anche il mio canale Twitch, link in descrizione. E niente ragazzi, vi invito a cliccare qua a fare e vedere altri due video. Se tante volte ancora non avete visto, cliccate con ciliegia per iscrivervi al canale, cliccate per vedere il suo video. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale, con al prossimo National Team. Vediamo un pochettino chi andrà a mettere, chi fare, non lo so. Al prossimo video, ciao ragazzi.